Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista. Un caro saluto agli amici di Radio Talpa sparsi per il mondo. Oggi si parla dei Patto, formidabile gruppo inglese entrato nella storia del rock con quattro bellissimi album, incisi tra il 1970 e il 1973. Avevo 15 anni quando per la prima volta sentii un disco dei Patto. Ero nella soffitta di un amico chitarrista, insonorizzata con tanti contenitori di cartoni delle uova, con altri imberbi amici musicisti. Qualcuno di loro aveva appena comprato Hold Your Fire e, come era d'uso in quei fantastici anni, ci si ritrovava assieme di domenica pomeriggio per godersi l'emozione del primo ascolto tutto d'un fiato, ad occhi chiusi, per goderne ogni sfumatura. Ricordo che restammo affascinati da quel suono ruvido e dagli arrangiamenti strani ispirati al jazz, ma la cosa che ci colpì tantissimo furono gli straordinari assoli di chitarra di Ollie Alshall che emergevano qua e là nelle tracce del disco. Davvero non avevo mai sentito suonare la chitarra così, tante note legate tra loro che scivolavano velocissime e un'espressività incredibile. Poi, grazie a Ciao 2001, scoprì che Ollie suonava anche il piano e il vibrafono e che gli altri membri erano il cantante Mike Patto, il bassista Cliff Griffith e il batterista John Halsey. Il loro stile musicale era aspro e sofferto, tutto giocato su brani di lontana ispirazione rock blues, trasfigurati dalla straordinaria caratura interpretativa di Mike Patto e dalle invenzioni chitarristiche di Halsey. Il loro album d'esordio omonimo fu volutamente registrato in presa diretta, quindi senza sovraincisioni e senza effetti aggiunti, il suono nudo e crudo degli strumenti, come in una sala prove. Ascoltiamo per intero il brano Red Glow, in cui ad un certo punto la magica chitarra di Ollie Alshall e il potente e fantasioso batterista John Halsey ingaggiano un vero e proprio duello di espressività. Quest'ultimo ebbe una vita artistica breve, poiché nel 1983 fu vittima di un grave incidente stradale. Quando si riprese, avviò un commercio di pesce, poi aprì una locanda a Cambridge.
prodotti da Muff Winwood, bassista dello Spencer Davis Group e fratello maggiore di Steve Winwood, i Pat furono messi sotto contratto dalla prestigiosa casa discografica Vertigo, con cui incisero il primo album nel 1970. L'anno successivo entrarono di nuovo in studio per registrare Hold Your Fire, ma questa volta il lavoro fu molto più accurato. Arrangiamenti rifiniti e misurati, suoni più melodici che spigolosi e una produzione di studio più rifinita e curata tolse quella patina di immediatezza del primo lavoro per creare un disco al passo coi tempi. Sentite questa splendida e polemica ballata in cui si critica l'atteggiamento dell'epoca che gli adulti bacchettoni avevano nei confronti delle giovani generazioni. You point your finger. Your finger, stare, you feel no shame. Raise your hand in anger, swear that I'm insane. Do you smell my freedom? Makes you squirm, cause a smile. Scum. Keep me from your daughter, but my time will surely come. Do you join the army for the bloody war? Came home with a trophy, turned into a ball. Treat your wife and family like you bought them in a sale. You're blind to beauty, only power can quench your thirst. Scream to bring back virgin, keep a list you should be first. Gripped by your disease, despise your next door neighbor. Strange, he feels like me. Me, I felt your anger. Me, I felt your scorn. Time and wait. Me, I've grown accustomed to the burden of your hate. But remember when you point and stare and wave your arms up in the air. When you pass this down, we'll still be here. Then we'll take over.
Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista. Con l'uscita di Hold Your Fire, i Patton moltiplicarono i loro concerti in Inghilterra, facendosi una notevole reputazione di eccitante e virtuoso live act, ma al contrario le vendite non decollarono affatto, nonostante la grande qualità della loro musica e la splendida copertina fumettistica densa di strani personaggi ideata dal gruppo stesso e realizzata da Roger Dean, mitico artista legato alle più belle cover del progressive rock inglese. La maturità espressiva del chitarrista Holly Alshall su Hold Your Fire è evidentissima. In vari splendidi brani sono presenti sprazzi di creatività dedicati tutti alla sua chitarra, come se volutamente il gruppo avesse addensato minacciose nubi tutte attorno perché ad un certo punto l'incredibile chitarra di Holly le spazzasse via per fare splendere di nuovo il sole. Vi faccio sentire uno dopo l'altro tre suoi bellissimi assoli presenti sul disco, nei brani Hold Your Fire, How's Your Father e See You at the Dance Tonight. We'll be right back.
Con pochi dischi venduti in Inghilterra, i Patto dovettero necessariamente cambiare casa discografica, accolti dalla Island Records, per cui incisero il terzo album Roll 'Em, Smoke 'Em, Put Another Line Out. Purtroppo però la situazione non cambiò affatto, nonostante nel disco sia presente un brano che anticipa di tanti anni la durezza e l'immediatezza del punk inglese, una sorta di incontro tra Jimi Hendrix e i Sex Pistols, con Ollie Alschall che inventa un assolo da incorniciare e appendere nell'enorme stanza dedicata alla storia del rock. Questa è Lud Green Song. Il giocattolo si era inevitabilmente rotto. Nel 1973 anche la Island stracciò il contratto discografico ai Patto, nonostante avessero già inciso il quarto album Monkey's Bum. Il gruppo dovette sciogliersi e ognuno andò per la sua strada. Monkey's Bum restò in un cassetto per oltre 20 anni, poiché fu pubblicato solamente nel 1995. Una nota malinconica: Ollie Alschall non ebbe nemmeno la soddisfazione di vedere l'ultimo disco dei Patto stampato
dal momento che era scomparso già da 3 anni. Ascoltiamo quindi l'ultimo dei suoi bellissimi assoli nel brano intitolato Ajab, tratto da Monkey's Bum. La storia di Holly Alshall continuerà nella puntata dedicata ai gruppi Boxer e Tempest. Per oggi è tutto, Paolo Casisa vi dà l'appuntamento alla prossima settimana su Radio Talpa con la storia del rock. Ciao! To the grow tall. She wanna live on the beach. All I can offer is a brick wall. Look out. Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Talpa.